stiamo lavorando molto nel campo della cucina gourmet e non è solo, diciamo, voler promuovere un prodotto, perché promuovere va bene, ma conoscere, sapere, cioè dare un aiuto al cliente stesso, anche attraverso di voi, ma anche attraverso altre esperienze che stiamo facendo, è veramente molto importante, no? Dire ok, ma questo strumento serve poi in cucina, perché se rispondendo solo a questa domanda possiamo veramente aiutare anche qualcun altro che si vuole avvicinare al mondo dell'evaporatore. Ma io sono convinto che sia uno strumento che in cucina serve, se utilizzato nel modo giusto, quindi come tutti gli strumenti nuovi devi, come dicevamo prima, devi avere la curiosità di provarlo, di vederlo, di testarlo, di capire quali siano le potenzialità e di sviluppare delle ricette che vadano dietro a questa macchina, perché se uno pensa solo di utilizzare questa macchina per delle cose che faceva già, chiaramente è sprecata ed è una cosa che non funziona. Ma banalmente molti dei forni che ci sono nelle cucine sono utilizzati al 30% delle possibilità, quando avrebbero delle potenzialità incredibili. Questa, essendo una macchina nuova, è una macchina che bisogna provare, bisogna giocarci e bisogna essere aperti mentalmente a svilupparla e a portare avanti delle cose nuove. Quindi tanta ricerca di sviluppo. Assolutamente sì, anche perché, appunto, essendo una macchina nuova, di conoscenza su questa macchina non ce n'è tantissima ed è tutto un mondo da esplorare, da sviluppare e da portare avanti. Un mondo che ha tante potenzialità, perché le basi sono assolutamente buone e le cose che abbiamo sviluppato in questo periodo danno dei risultati sicuramente molto positivi, e da lì bisogna partire per poi creare tutto quello che si vuole creare, sia nel mondo della cucina, ma penso anche al mondo del bar, perché, come dicevi tu, il gin che può venire fuori da quella macchina è buonissimo, le estrazioni di qualsiasi aroma sono buonissime, perché io penso ai fiori piuttosto che anche banalmente a un'estrazione di pomodoro che puoi andare a utilizzare per aromatizzare un cocktail, sono veramente molto molto buone.